Cari amici e amiche, è stata l'insegna della correttezza, dell'armonia, dell'unità, della passione e della responsabilità. Noi, dicevo qualche istante fa, la campagna elettorale è chiusa. Adesso ci sono i provvedimenti da adottare. Io non ho preferito di salire le scale del nostro municipio stasera, pur avendo ricevuto un gentilissimo invito da parte del comandante dei vigili urbani e della dottoressa segretaria del comune di Campania. Io salirò le scale quando ci sarà il verbale definitivo dell'elezione di Biagio Longo a sindaco di Campania. Quindi noi ci metteremo tutta la nostra volontà per unire le forze nella distinzione dei ruoli, per unire le forze, per creare le condizioni di una concordia cittadina e per creare l'unità intorno e per i problemi della nostra città. Io non inseguo l'unità a tutti i costi. Io rispetto il Consiglio Comunale, rispetterò la dialettica consiliare, ma cari amici, cari elettori, questa squadra si assumerà tutti gli oneri, tutta la responsabilità per guidare la nostra amata città. Noi abbiamo, vi comunico che il presidente della giunta regionale mi ha chiamato un'oretta fa e tramite me dà il suo saluto, la sua disponibilità alla città di Campania e credo che nei prossimi giorni, qualche settimana, avremo qui sia il presidente della giunta provinciale, il dottor Franco Alfieri, e sia il presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca. Io parlo qui stasera e certamente nel salutare gli 8.867 elettori voglio dare un saluto al risultato ottenuto dall'ingegner D'Ambrosio con i suoi 3.967 voti. Un saluto di affetto prima, di affetto oggi, di amicizia prima, di amicizia oggi. Noi abbiamo conseguito questo straordinario risultato prendendo migliaia di voti. 4.610 voti, pari al 53,75%. Tutta la città ha dato il suo contributo. Dalle zone basse, 1.305 voti, quando dico zone basse, al sud di Quadrivio.
1.305 voti. Centro del quadrivio, le quattro sezioni del quadrivio, 1.128 voti. 1.108 voti, sì. 1.108 voti le quattro sezioni del quadrivio. Zone alte, 1.128 voti. Guardate, un voto straordinario, un voto eccezionale, un voto significativo per dire che un'altra strada deve essere imboccata. Ed è imboccata la strada della popolarità, la strada della democrazia, la strada della libertà.